Anticipazione una vita. Lunedì 25 maggio 2020. Genoveva beve qualche bicchiere di troppo e comincia a spogliarsi in maniera seducente in presenza di suo marito. Quest'ultimo non si accorge che la finestra che dà sulla via principale di Acacias è rimasta aperta. Tutti i vicini guardano la Salmerona e Samuel amoreggiare e gridano a gran voce allo scandalo. Rosina e Susanna, indignate, si appostano sotto al balcone dell'Aldai. Genoveva, senza volerlo, lascia cadere una bottiglia giù. La Rubio si ferisce a un braccio e crede che la donna lo abbia fatto di proposito. Samuel si scusa con Liberto per l'accaduto. Ma non c'è niente da fare. Rosina si reca in commissariato per denunciare la signora Aldai, che viene arrestata. Telmo accetta di lasciare la città dopo l'ennesimo rifiuto di Lucia. Matteo, però, sempre più affezionato a lui, gli chiede di restare. L'ex sacerdote, commosso, accetta.